Presidente. No, deve concludere, deputato. Finisco. Prego, concluda velocemente. La seconda parte di questa legge è chiaramente inaccettabile e porterebbe a votare contro una legge di questo tipo. Sulla prima parte, che è diversa da quella su cui noi avevamo consultato anche la rete, però dobbiamo riconoscere che c'è un minimo di diritti che vengono riconosciuti, un minimo a persone che aspettano una legge sulle unioni civili da tanti anni. Noi a quelle persone non diremo di no e per questo ci asterremo. Grazie. Grazie. E allora, colleghi, non abbiamo terminato le dichiarazioni di voto. Allora vorrei che fosse ripristinato un po' di silenzio in quest'Aula, perché vorrei dare la parola al deputato Alessandro Zan. Per favore, deputato Zan, a lei la parola.